Allora, oggi parliamo della Suzuki, visto che ieri pomeriggio Suzuki ha presentato un'altra novità per il prossimo anno che segue le due novità uscite recentemente, ovvero la nuova GSX-S 1000S 2022 che io ho provato qualche settimana fa e qui di fianco vedete la prova che ho fatto in quel di Milano, la seconda invece la GSX-S 950. La stessa moto di prima, però fondamentalmente col motore depotenziato per A2 che ancora non ho provato. Oggi parliamo della terza novità, quindi per il prossimo anno, ovvero la nuova GSX-S 1000 GT 2022, la versione Sport Tourer, della Suzuki col motore 1000 visto anche sulla GSX-S 1000S. Fondamentalmente questa è l'erede della vecchia, tra virgolette, GSX-S 1000F. Una moto che ho provato diversi anni fa e mi ricordo che all'epoca la moto mi era veramente piaciuta tanto. Prima di mostrarvi le foto di questa 1000 GT nuova, magari vi riassumo un po' quello che vi dirò a breve. La moto sulla carta sembra interessante, quantomeno come caratteristiche. Fondamentalmente a livello motore ed elettronica migliora in alcuni aspetti, visti anche sulla GSX-S 1000S 2022. Migliora anche come ergonomia, sicuramente come protezione aerodinamica, però cresce di pari passo anche il prezzo. C'è un bell'aumento di prezzo rispetto al modello Euro 4 uscito da poco di listino. E quindi poi parleremo comunque del prezzo più avanti. Adesso vi mostro le foto. Questa, ragazzi, è la nuova GSX-S 1000 GT. So che magari di primo impatto può lasciare un attimo scioccati perché lo stile spezza completamente con la versione Euro 4. La versione Euro 4 che vedete qua di fianco in basso, in piccolo, era una moto con delle forme arrotondate. Secondo me molto affascinante come moto ancora oggi nel 2021. Una moto però completamente diversa rispetto alla nuova GT 2022 e quindi di primo impatto qualcuno magari potrebbe rimanere un attimo così allibito. Dunque, la moto è bella o non è bella? Onestamente, sapete che vi dico sempre cosa ne penso, però dopo aver visto le foto della Suzuki, il video anche ufficiale su YouTube, che vi lascio linkato qua sotto nell'info di questo video. Vi dico, non ho ancora capito adesso se la moto mi piace oppure no. È uno stile molto forte, molto particolare, che Suzuki dice riprendere dagli aerei da combattimento, come anche per quanto riguarda la GSX-S 1000S 2022, però non lo so, ragazzi, non riesco a capire se la moto così mi piace oppure meno. Dovrei vederla dal vivo, però per quanto riguarda la Maxi Naked, mi ricordo che quando ho visto le foto qualche mese fa, vi ho subito detto a me la moto piace, poi dal vivo vi ho confermato che mi piaceva. Adesso onestamente non so dare un giudizio se mi piace oppure meno. Diciamo che in alcuni punti mi ricorda altre moto di altre case, per esempio in frontale a momenti mi ricorda quasi la crossover della Yamaha. La forma anche della moto così allungata mi ricorda quasi la vecchia Honda VFR 800, insomma è uno stile molto particolare, molto allungato, che onestamente non so quanto possa piacere, tra virgolette, alla massa. Secondo me è uno stile molto molto di nicchia, però bisognerebbe comunque vederla dal vivo per dare un giudizio. Ecco, diciamo che nel complesso, secondo me è una moto più da vedere. Questa estetica in ottica funzionale, ovvero probabilmente la moto è meno bella rispetto a quanto uno si aspettava, però magari Suzuki ha lavorato per creare una carenatura, delle forme che rendessero la moto più aerodinamica e soprattutto che magari, per esempio, la carena deviasse i flussi d'aria dal pilota, quindi che rendesse la guida più confortevole. Quindi secondo me Suzuki ha lavorato in questo senso, ovvero moto magari meno bella, più sgraziata rispetto alle altre concorrenti, però più funzionale, quindi guidandola è una moto più confortevole. Secondo me ha lavorato in questo senso Suzuki, però ecco, non so dirvi se la moto vi piace, mi piace oppure meno. Nei commenti fatemi sapere voi cosa ne pensate, magari farò un sondaggio su Instagram e vi porterò in un altro video magari il risultato per vedere cosa ne pensate anche sulla pagina Instagram. Detto questo, quindi discorso design a parte, vediamo un po' dove cambia la moto. Fondamentalmente è molto simile al modello 2020, l'Euro 4, però migliora, ecco, sotto diversi aspetti. Per esempio, il motore diventa Euro 5, hanno rivisto i componenti interni.
Abbiamo un nuovo ride by wire, abbiamo poi anche una nuova frizione assistita e antisaltellamento, poi abbiamo anche un nuovo teletto posteriore con nuove selle. Le selle sono più confortevoli, più ergonomiche, però l'altezza sella è rimasta la stessa rispetto alla versione Euro 4, quindi sempre 810 mm. Per il resto, altre novità, arriva una strumentazione molto più bella, per fortuna, sembra che Suzuki abbia ascoltato le lamentele praticamente di tutto il mondo, comprese le mie, ve la mostrerò più avanti, e il manubrio anche lo hanno rivisto, nel senso che adesso è più vicino al pilota come posizione di circa 14 mm ed è più largo di circa 23 mm. Questi qua sono gli aggiustamenti più o meno che ha fatto Suzuki, migliora anche l'elettronica, arriva al pacchetto visto sulla GSX-S 1000S 2022, però non arriva ancora la piattaforma inerziale a 6 assi. In questo caso abbiamo il SIRS, il Suzuki Intelligent Ride System, che comprende diversi sistemi che tra poco vi mostrerò. Comunque, iniziamo un attimo a vedere il discorso motore, partiamo da questo. Allora, il motore è quello visto sulla nuova Maxi Naked, la GSX-S 1000S 2022, ovvero è il motore 4 cilindri 999 di cilindrata con una potenza di 152 cavalli a 11.000 giri, mentre la coppia 106 Nm a 9.250 giri. Ora, cosa vogliono dire questi dati? Vuol dire che la moto è cresciuta di potenza rispetto al modello Euro 4 di 2 cavalli, ma ha perso al contempo anche 2 Nm in meno di coppia. Perché la vecchia versione, vi ricordo, aveva una potenza di 150 cavalli a 10.000 giri, mentre la coppia 108 Nm a 9.500 giri. Cresce anche il peso, però penso che il peso sia cresciuto perché in Italia la moto viene commercializzata con le valigie laterali, perché sennò non mi spiego tutto questo aumento. Ovvero la moto pesa in marcia 226 kg, mentre prima pesava 215 kg. Però penso che sia dovuto al fatto che c'è la struttura e anche ci sono anche le valigie laterali e quindi aumentano il peso. Serbatoio cresce 2 litri in più, prima era 17, adesso invece è 19. Invece, come ciclistica, dunque il telaio è un telaio sempre doppia trave in alluminio, nuovo teletto posteriore. Poi abbiamo il forcellone che è in alluminio, che è quello visto sulla GSX-R 1000. Sospensioni sono della Kayaba con la forcella a steli rovesciati da 43 mm, completamente regolabile. Impianto frenante, doppio disco anteriore. 310 mm con pinze radiale 4 pistoncini della Brembo, posteriore singolo disco 250 mm, gommata 120-190. E arriviamo alla parte più interessante, forse la strumentazione. Finalmente arriva uno schermo TFT. Finalmente Suzuki sembra aver abbandonato lo schermo LCD montato sulla Katana, per esempio, o sulla GSX-S 1000S 2022. In entrambi i casi, entrambe le moto che ho provato, perché ho provato anche la Katana, io mi sono sempre lamentato della strumentazione, perché è vero che lo schermo LCD della Katana o della 1000S è uno schermo bello ampio, però è un LCD e non è che proprio sembri un LCD di qualità, no? Cioè, i colori non sono il massimo, non sono i contrasti anche, non sono, insomma, dà un po' un'idea quello schermo LCD di uno schermo a basso costo. Soprattutto non è ben leggibile. Invece adesso su questa moto viene montato uno schermo TFT che è tutto un altro mondo, quantomeno già si vede dalle foto che è completamente diverso. È un pannello TFT da 6,5 pollici, questo permette anche di sfruttare la connessione Bluetooth tra smartphone e moto, una cosa che non permette di fare la Katana e neanche la Maxi Naked, la 1000S. Vi basta scaricare l'applicazione sul vostro telefono che si chiama, mi sembra, Suzuki My Spin, e poi a questo punto si fa, diciamo, un mirroring, una connessione con la moto e per esempio si può visualizzare il navigatore direttamente dallo schermo della vostra moto, che è una cosa molto utile. Considerando anche che tipo di moto è questa, una moto sportiva ma nata più per lì pronta per viaggiare, no? Una sport tourer. E poi ovviamente abbiamo altre funzioni, per esempio chiamate, messaggi, la musica, eccetera, eccetera.
E poi arriviamo al pacchetto elettronico. Allora, dicevo, non abbiamo piattaforma inerziale a 6 assi, però abbiamo l'ABS della Bosch, abbiamo il traction control regolabile su 5 diversi livelli, abbiamo il Suzuki Drive Mode Selector, mi sembra che lo chiami Suzuki, ovvero sono tre mappature motore. Poi abbiamo il cambio elettronico up e down di serie, ovviamente, poi il cruise control, poi lo RPM assist e poi abbiamo il Suzuki Easy Start System. Questo qua è un po' il pacchetto che Suzuki utilizza su questa moto, che poi è ripreso dalla nuova CSX-S 1000S 2022. Questo è quanto, tre diverse livree, abbiamo quella nera che non è il massimo della vita, quella blu che è anche peggio. E invece quella classica, diciamo blu elettro, blu chiaro, blu saturo, l'azzurro classico Suzuki, che sicuramente è la livrea più bella. Dicevo, dovrebbe essere venduta questa moto con le valigie di serie. Sono delle valigie da 36 litri ciascuna. Dovrebbero essere di serie perché, per esempio, sul sito Suzuki non c'è neanche una foto della moto senza le valigie. Ho controllato negli accessori e non si possono acquistare le valigie laterali, quindi penso che nel prezzo finale, che tra poco vi dirò, siano comprese anche le valigie, ed è per questo che il peso è così alto rispetto al modello passato. A questo punto arriviamo a parlare di costo. Quanto costa questa moto nuova? Dunque, va a costare 15.900 euro circa. La vecchia versione costava circa 13.100 euro, quindi parliamo di un aumento di prezzo di circa 2.700-2.800 euro. 15.800-15.900, ragazzi, è un bel prezzo, nel senso che a fronte di questi miglioramenti rispetto al modello Euro 4, trovo forse che il prezzo sia cresciuto forse un pochettino troppo. Diciamo che per 3.000 euro in più mi sarei aspettato magari sospensioni elettroniche semiattive, anche magari sviluppate dalla Suzuki, però qualcosa di un pochettino più, non lo so, un pochettino più funzionale, ecco, mettiamolo così. 3.000 euro in più da giustificare per questo modello non è facile, secondo me. Insomma, arriviamo quasi a tiro delle maxi crossover, e in questa fascia delle maxi crossover ci sono delle moto che sono ottime dal punto di vista sportivo e anche da quello turistico. Ci sono delle moto che vanno a costare poco di più di questa 1000 GT, che sono delle ottime viaggiatrici, ma che all'occorrenza riescono a tenere dietro anche un R1 sul passo di montagna, no? Quindi ecco, quasi 16.000 euro per questa moto. È vero che avete le valigie, però trovo che forse il prezzo inizia a diventare un po' importante, soprattutto costa di più rispetto alle concorrenti Kawasaki o anche della BMW. Diciamo che già questo è un segmento un po' di nicchia, le sport tourer, perché sono arrivate le crossover 1000 che praticamente hanno ammazzato questo segmento. E insomma, già sono di nicchia, se poi il prezzo diventa quasi al pari delle crossover 1000, non so quanto possa essere appetibile come moto a livello proprio di vendite. In sé sembra una bella moto sicuramente da provare, però trovo che il prezzo, insomma, sia un pochettino importante. Comunque sia, vedrò di provare questa moto appena sarà possibile e vi porterò la prova sul canale, così vi darò un po' tutte le mie impressioni. Diciamo che a livello motore già mi aspetto come possa andare, visto che ho provato la versione 1000S, però voglio vedere il discorso comodità e spero di provarla anche in qualche curva, speriamo, non in mezzo a Milano questa volta, ma speriamo da qualche parte, magari qualche passo, dove poter vedere anche le doti di agilità di questa moto. Comunque, da questo video è tutto. Fate sapere nei commenti cosa ne pensate. Discorso design, se la moto vi piace, se la moto vi può interessare, che magari volete acquistarla. Ah, mi dimenticavo, dovrebbe arrivare in Italia verso novembre. E fatemi sapere cosa ne pensate. Discorso prezzo, se secondo voi comunque il prezzo può essere corretto oppure inizia a costare forse un po' troppo. Mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi a una scheda YouTube con lo Instagram, linea backer ufficiale, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!